Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Vlogmas. Oggi siamo Vlogmas numero 8. Come sempre, non ho ancora staccato questo. Ok, adesso è veramente l'8. Per me quello è uno step fondamentale. Prima di uscire, se non lo cambio, vuol dire che ero proprio in ritardissimo. Quindi devo sempre cambiarlo. Comunque, come state? Scusate, tolgo la notifica. Ok, comunque come state? Fatemi sapere. Allora, oggi è l'8, cioè la festa dell'Immacolata. Sì, c'è scritto anche sul calendarietto. Tra l'altro spesso me lo chiedete, quello lì l'ho preso da Tiger e lo compro già dal 2016, quindi 2016, 3 anni già che lo compro e lo comprerò anche l'anno prossimo. E infatti la prossima volta che passerò da Tiger lo andrò a prendere, perché poi spariscono e io mi arrabbio perché poi non ce l'ho. Comunque, stavo dicendo, se oggi è la festa dell'Immacolata, in genere oggi si fa l'alberello, ma sapete che noi l'abbiamo già fatto. Fatemi sapere se voi lo fate l'8 oppure l'avete già fatto, avete fatto un po' i trascorsivi. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, secondo la tradizione bisognerebbe farlo l'8 però. Comunque, noi l'abbiamo già fatto, l'avete già visto. In ogni caso, oggi ci sarà una giornata fantastica, perché questa mattina in realtà ho un po' di cosine da fare. Vorrei studiare un pochino, poi mi devo fare la doccia perché ho i capelli, cioè ho tutti i segni della coda, quindi facciamoci la doccia per favore, Valeria. No, vabbè, comunque nel senso che devo lavare i capelli assolutissimamente. Però al momento i miei genitori stanno ancora dormendo e quindi non mi va di andare di là a svegliare tutto, perché sono stati fuori ieri sera e sono tornati piuttosto tardi perché erano con degli amici, quindi non li svegliamo, dai, per adesso. E vabbè, comunque poi devo fare i compiti, cioè mi devo fare un po' di cosine. E nada, questa è la giornata. Alla fine ieri sono riuscita a editare il video senza problemi, quindi top. E infatti sono felice, cioè è venuto corto, però sono felice perché comunque le cose che volevo dirvi le ho dette, quindi si è anche caricato, quindi siamo a posto. Tra poco do il buongiorno anche su Instagram e vi dico te che tra tantissime ore uscirà il video, perché sono solo le 10:30 e quindi. Allora, io stamattina come sorella saremmo voluti andare in piscina, no scusate, oggi in palestra, ma considerando il fatto che tutti stanno dormendo e chi si sarebbe svegliato alle 8 per noi, è balzata la situazione stranamente. Comunque ragazzi, vi prometto che settimana prossima lo faccio più con impegno, perché in ogni caso, dopo pranzo andremo a Milano e io sono felicissima, perché andremo a Milano poiché per il mio compleanno mi hanno regalato tantissime cosine i miei amici, i miei genitori. E se vi state chiedendo perché non ho ancora fatto il video, considerando il fatto che il mio compleanno è stato il 25 novembre, è molto semplice, delle mie amiche non mi hanno ancora dato il regalo, quindi vabbè, comunque tra poco cederò e lo farò e poi magari vi faccio vedere nel vlog. Ma spero, ci tenevo a ringraziare tutti, però vedremo un attimino come si evolve la situazione. Comunque, per l'appunto, tra i tanti regali dei miei genitori c'è una cosa che andremo a comprare oggi, bellissima a mio parere. Allora, io qui ho la mia tazza di tè, alla fine ho fatto mango e strawberry, quindi mango e fragola. E niente, tra l'altro questo tè l'abbiamo riacquistato su Amazon, infatti ci è arrivato. Oddio, sta partendo un film. Infatti appunto ci è arrivato, ma è buonissimo. Io l'avevo trovato a Edimburgo, sapete la mia passione per il tè, cioè in inverno uno al giorno è più o meno d'obbligo. La sequenza appunto mi piaceva tantissimo, è piaciuto tantissimo a tutti, quindi l'abbiamo ricomprato su Amazon che l'abbiamo trovato. E volevo provare il tè nuovo che ha preso mia mamma, che era green tea però col gingerbread. Mi ero dimenticata di leggere quel pezzo che era più grande, tra l'altro. E comunque per l'appunto non ho preso quello perché non mi ispirava a naso. Comunque adesso sono su Netflix e sto scegliendo un film da guardare, perché nel frattempo devo sistemare alcune cose per la scuola, nel senso che devo copiare delle cose da brutta bella, quindi voglio per l'appunto guardarlo. Oh, sapete cosa avevo iniziato a guardare? Volevo troppo guardare Il ritorno della scatenata dozzina, perché io adoro, cioè da piccola adoravo tantissimo La scatenata dozzina, e ho visto che su Netflix c'è Il ritorno della scatenata dozzina, quindi adesso lo voglio troppo guardare. Comunque, ho tra le tante cose che voglio cambiare
che vi dicevo durante i primi vlogmas. Tra l'altro anche questo è uno dei primi vlogmas, però io sono troppo fomentata per questa cosa, un video al giorno, wow 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 wow. Comunque, sì, tra le tante cose che volevo cambiare durante questo mese era appunto quella di guardare un film al giorno, o comunque di guardare qualcosa ogni giorno, che siano serie o film, perché voglio prendermi intanto anche un tempo un po' per me. Comunque adesso iniziamo il film. Sono le immagini, nel caso non aveste capito di che film parlo, però era molto famoso quando io ero più piccolina. Io ho finito la mia tazza di tè, sto guardando il film che già adesso mi sta piacendo tantissimo. Io mi ricordo alla perfezione quanto io amassi il film 1. Comunque, adesso voglio aprire il calendario dell'avvento. Oggi è l'8, quindi cerchiamo la casellina che è qui. Ok, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Che buono questo! Questo è l'Indoor classico, adoro! Allora, voi mi vedete ancora in pigiama, sono le 12:22, però non lo diciamo a nessuno. Io sto facendo i compiti, sto finendo il lavoro di geografia che avevo iniziato ieri a scuola. E in tutto ciò è finito anche il film, quindi adesso ne guardiamo un altro, cioè... ovvio. Vediamo un po', vediamo un po'. Comunque, mentre cerco di capire che altro film potrei guardare, volevo dirvi che il film che ho appena visto, cioè Il ritorno di una scatenata dozzina, è molto sulla scia dell'altro. Infatti mi sembrava già di averlo visto, però comunque è sempre molto carino. E adesso non so cosa guardare. Ok, ho ufficialmente trovato un film. Scorrendo tra gli originali Netflix ho trovato un film che mi aveva consigliato una mia amica, che si chiama Bright. Quindi adesso lo guardo. Poi non so se riesco a finirlo oggi, magari lo finisco un po' più tardi quando torno stasera. Quindi ragazzi, si parte! Io ho finito il mio lavoretto di geografia e sono molto fiera di quello che ne è uscito. Ta-da! Faccio un po' a vedere che cosa hai comprato oggi. Cioè, oddio, cosa è arrivato oggi? Ta-da! Vediamo come viene. Quando la cosa che hai appena comprato non ti piace, la tagliamo un po' in lati. Ok, allora io ho finito anche delle cosine di poesia e di tedesco, quindi sono super proud of me. Adesso metto un attimo in pausa il film e vado a farmi la doccia perché devo sistemare questi capelli. Allora, sono quasi le 5 e noi stiamo per andare a Milano. Infatti mi sono preparata. Dicevo che mi sono appena finita di preparare, mi sono anche truccata. Ho messo i jeans neri e poi ho messo questo maglioncino che tra l'altro è uno di quelli che avevo portato a Copenaghen. Solo che siccome qui fa un po' meno freddo, ho evitato di mettere due maglioncini. Se vi ricordate, a Copenaghen avevo messo quello a collo alto sotto. E poi di scarpe ho messo queste, quelle che avevo anche l'altro giorno, gli UGG bassi neri, perché mia mamma anche oggi mi ha rubato le Doctor, quindi ho messo le sue scarpe che tengono tantissimo caldo, quindi mi va bene. Allora, oggi pomeriggio è venuto Christian da me perché verrà con noi a Milano. Io in tutto ciò ho tagliato anche le unghie perché prima erano un po' degli artiglietti. E niente, adesso siamo per uscire, siamo anche in ritardo sulla tabella di marcia perché saremmo dovuti uscire tempo fa. Quindi andiamo e noi volevamo fare delle foto al Duomo, quindi vediamo se riusciamo a farle, vediamo che luce ci sarà. Quindi niente. Ah, e poi stasera andiamo a mangiare un mesticano. Ed eccoci, allora noi siamo arrivati a Milano, in realtà stiamo già andando verso la macchina perché adesso prendiamo la macchina e andiamo al ristorante messicano. Ho fatto un anno, so che mia mamma ha fatto danni per me e per il mio regalo di compleanno, quindi non vi spoilerò niente. Questo etichetto e io sono felicissima. Comunque adesso andiamo a mangiare al messicano. Io non potrei essere più felice perché quel posto mette gioia, cioè quel posto c'è sempre festa, mi piace tantissimo. Allora, ho rivalutato il cibo messicano perché prima non mi piaceva, adesso invece mi piace molto di più, quindi sono felice di andarci. Sono anche felice del mio regalino che vi farò vedere nel video, oddio, nel video dei regali di compleanno, anche se tra poco è arrivata l'ora di fare il video dei regali di Natale, però in ogni caso appena li avrò tutti vi farò il video, promesso, non dipende da me, lo giuro. Ed ecco.
Eccoci finalmente a casa. È mezzanotte. Eccoci, mezzanotte in punto. E abbiamo appena portato a casa Christian. E poi appunto siamo venuti a casa noi. Scusate l'aspetto, ma ho un mal di testa terribile. Sono stanchissima. Però nonostante tutto adesso mi metterò a editare il video, perché non voglio farmi mancare nessun vlog, ma sì, nessun giorno del mese. E scusatemi se fuori ho vloggato poco, ma era tutto il pomeriggio che ho questo mal di testa incessante. E alla fine non ho più preso nulla, perché volevo prendere l'Occhitask, ma poi non ho più controllato se ce l'avessimo in casa. E poi siamo usciti, mi è passato un pochino, ma poi mi è tornato anche quando eravamo fuori. In tutto ciò, chiaramente anche oggi è uscito il vlogmas. Quindi adesso saluto le 5 ragazze o ragazze che hanno commentato per primi. E quindi vado a controllare i commenti. Comunque ragazzi, scusatemi se nel titolo del video per i primi 10 minuti ho sbagliato a scrivere e ho scritto ingegnere con la I, però poi ho corretto dopo 10 minuti, quindi pardon. Comunque, cioè, non facciamoci su una tragedia. Comunque, scusatemi. E può succedere a tutti di sbagliare. Detto questo, scusatemi, davvero non volevo. Adesso saluto le prime 5 ragazze barra ragazzi. Allora, la prima persona che saluto è Andrew Vlog. Poi c'è Elhome Musli. Io non vorrei aver detto una cavolata. Poi Esther Mottara, Claudio Rosette, scusami. Ma e Martina Spezzano, che però mi chiede se poi se posso salutare Martina e Angela, quindi ciao a tutte e due. E poi anche la ragazza del secondo commento mi chiede se posso salutare la Musli e Bele, quindi ciao a tutti, mando un grosso bacione a tutte e a tutti. Grazie mille per aver commentato per primi, come sempre. Domani mattina guarderò anche con calma tutti gli altri commenti, perché chiaramente ci tengo a leggerli tutti quanti. Tra l'altro al Duomo ho fatto delle fotine, adesso non vi posso far vedere la mia galleria perché ci sono degli spoiler del regalo. Al Duomo ho fatto anche delle fotine, il punto è che era buio, quindi vediamo se riesco a ricavarne qualcosa. Comunque ragazzi, il Duomo di Milano è davvero davvero bello, ma anche quello di Como è bello, mi piacciono molto. Comunque ragazzi, io adesso andrò a dormire perché sono stanchissima. Anche adesso mentre vi parlavo mi sentivo pulsare la testa. Comunque adesso mi cambio, metto il pigiama, comunque mi metto comoda. Poi del resto sistemerò domani, perché ho ancora la giacca e le scarpe in giro, quindi quelle le sistemerò domani. E niente, vi mando un grosso bacione, vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere i miei prossimi vlog, ma se vi va guardate anche il video che vi lascio qui, che sono sicura che almeno un pochino così vi potrebbe interessare. Allora ragazzi, io vi ringrazio ancora tantissimo per aver seguito il vlogmas. Vi ricordo che noi ci vediamo domani, sempre qui, sempre su questo canale, sempre alle 19, col prossimo vlogmas. Un bacione a tutti, vi voglio un bene dell'anima, a domani.